La Stazione Spaziale Internazionale è un enorme laboratorio che orbita intorno alla Terra. Al suo interno, astronauti di nazionalità diverse portano avanti un lavoro instancabile fatto di esperimenti, i cui risultati sono utili per migliorare le condizioni di vita dei terrestri e che forniscono anche conoscenze nuove per le esplorazioni spaziali del futuro. L'ultimo italiano a volare a bordo della stazione è stato l'astronauta Luca Parmitano, che lo ricordiamo è stato anche comandante dell'equipaggio. Durante la missione europea Beyond, che lo ha visto protagonista per 6 mesi fino al 6 febbraio 2020, gli esperimenti Made in Italy portati avanti sono stati 6. Di questi e del ruolo dello spazio nella ricerca ne abbiamo parlato con Giovanni Valentini, responsabile dell'Agenzia Spaziale Italiana per quanto riguarda l'uso della stazione per il nostro paese. Ovviamente lo scopo primario è quello di capire come reagisce il corpo umano in assenza di gravità e in presenza di livelli di radiazione maggiori rispetto che a Terra. Questo perché? Perché l'idea è quella di realizzare voli di lunga durata e anche eventualmente permanenza sulla Luna o in futuro su Marte, in ambienti ovviamente diversi dal nostro, e quindi è molto importante in qualche modo prevenire determinati fenomeni che avvengono sul corpo umano e trovare anche delle cure. Ma generalmente, come in generale tutte le attività spaziali, in particolare queste, c'è anche un ritorno molto forte in termini di scienza e quindi di in qualche modo i risultati che possono essere utilizzati anche a terra, sia a livello tecnologico che a livello ad esempio farmaceutico o comunque in generale a livello scientifico. Vediamo cosa è successo durante la missione Beyond. Abbiamo avuto 3 esperimenti che noi abbiamo sviluppato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, che sono Amyloid Aggregation, Nutris e Acoustic Diagnostics. Poi abbiamo avuto un esperimento di tipo educational con la NASA, che si chiama CyanogRIS. Dopodiché abbiamo avuto un esperimento che è stato avviato in collaborazione con Roscosmos, l'Agenzia Spaziale Russa, che si chiama MINIEUSO. Ed infine un esperimento che è partito adesso a gennaio. Luca Parmitano ha effettuato la prima sessione a gennaio, si chiama LIBEL, e il quale esperimento insieme a MINIEUSO saranno per lungo tempo sulla stazione spaziale. Ciascun esperimento riguarda un ambito diverso della conoscenza, si va dalla biologia alla fisiologia passando per la fisica. Nutris e Acoustic Diagnostics, questi sono gli esperimenti di tipo ricerca di tipo fisiologico, cioè si va ad analizzare come agisce il corpo umano in assenza di gravità e nell'ambiente della stazione spaziale, che è più soggetto a radiazioni cosmiche, radiazioni ovviamente all'esterno. E in particolare Nutris è un esperimento che utilizza uno strumento in grado di analizzare il rapporto tra massa magra e massa grassa nel corpo umano, e poiché gli astronauti hanno anche la possibilità di misurare la propria massa complessiva grazie a uno strumento che era a bordo da sempre sulla stazione spaziale, si va quindi a valutare la quantità di grasso presente nel corpo umano durante tutta la missione. Infatti sono state effettuate 6 sessioni sperimentali nelle quali si è misurato il livello di grasso nel corpo dell'astronauta per andare a valutare un'eventuale variazione della dieta, e quindi c'è stata una fortissima interazione sia tra l'astronauta e terra chiaramente, ma anche tra il principal investigator, che è il professor Gianni Biolo dell'Università di Trieste, e i medici dell'ESA che in qualche modo monitorano da terra gli astronauti. Per quanto riguarda Acoustic Diagnostics, invece, anche qui un esperimento tipo Human Physiology, in questo caso lo scopo era quello di andare a capire se l'ambiente della stazione spaziale in qualche modo potesse alterare temporaneamente l'udito degli astronauti. Quindi si è andata a misurare con una specifica tecnica che viene utilizzata anche a terra la performance, diciamo così,
dell'apparato uditivo dell'astronauta. Sono state effettuate in tutto 6 sessioni, e cioè 4 sessioni in cui sia Luca Parmitano che Andrew Morgan hanno fatto queste misurazioni, poi una quinta sessione separata per entrambi, una per Luca Parmitano a gennaio e una per Andrew Morgan verso recentemente il venerdì scorso. Dopodiché per entrambi gli esperimenti Nutris Acoustic Diagnostics ovviamente è prevista una sessione pre-volo e una sessione post-volo, per capire ovviamente se, cioè la sessione pre-volo per fare, come dire, un assessment sullo stato prima del volo, dopodiché la sessione post-volo per capire poi quali sono stati gli effetti sul corpo umano del viaggio. Per quanto riguarda Unlight Aggregation, si tratta di un esperimento che è avvenuto ad agosto, attraverso il quale il principal investigator, che è Cristina Casalone, è andata ad analizzare se alcuni fenomeni, in particolare l'aggregazione di peptidi a beta amiloidi, che aggregandosi formano delle placche che possono portare a malattie neurodegenerative, ecco, se questi fenomeni in assenza di gravità si avvengono più rapidamente e quindi c'è un maggior rischio di contrarre malattie neurodegenerative in orbita, soprattutto in missioni di lunghissima durata. L'esperimento Educational Xenogris ha fatto invece volare in orbita dei girini in un acquario per analizzare la crescita dei tessuti nello spazio. Lo studio, portato avanti da Università di Milano e Università di Firenze, è stato realizzato anche con l'aiuto degli studenti di una scuola. Mineuso è un telescopio che guarda l'ultravioletto dalla stazione spaziale, mentre LIDAL è un rilevatore di particelle, attivato a gennaio da Luca Parmitano. Entrambi resteranno operativi a lungo sulla stazione spaziale.